ultimo libro si intitola Scrivere civile, è una sorta di guida per allenare, addestrare chi fa questo mestiere di questi tempi su tematiche che sono diventate sempre più rilevanti. Provo a raccontare l'esperienza che ho fatto con Ipsos Italia e che sto facendo con Ipsos Italia sull'Osservatorio Civic Brands. È sicuramente un modo nuovo di intendere questo mestiere che in questo momento è molto apprezzato all'interno delle università. Essere creativi nel 2023 non è proprio facile. Però non è mai stato facile. Il mestiere del creativo pubblicitario è un mestiere che è diventato estremamente complicato di questi tempi. Nuove forme di competizione, mentre prima voglio dire i tuoi concorrenti, per così dire, erano professionalità come la tua, oggi abbiamo concorrenti intangibili che sono le intelligenze artificiali, sono gli algoritmi, sono i codici sorgente del metaverso. Diciamo che il mondo della creatività in questo momento ha un'occasione irripetibile, che è quello di alzare l'asticella a un livello di espressione dove nessuna macchina può arrivare. Quindi è finito il tempo della creatività meccanica. Non ci sarà più data la possibilità di fare questo mestiere in maniera, come dire, confortevole. Chi fa questo mestiere, il mio mestiere, che è quello della pubblicità, è costretto in questo momento a iniziare a fare sul serio e scrivere, disegnare, fotografare, fare film, girare. Come nessuna intelligenza artificiale potrà fare, altrimenti evidentemente il mestiere è seriamente minacciato. Moltissimi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze in questo momento stanno entrando nei metaversi e stanno cercando di capire come, se possono diventare strumenti utili a fare questo mestiere. Se non trasferiamo loro il rispetto di questi spazi, un certo tipo di sensibilità per interpretarli come habitat e non come media, manchiamo delle grandissime opportunità. E sono le stesse opportunità che abbiamo mancato anni fa con Second Life, quando ne abbiamo fatto semplicemente uno strumento di pubblicità, abbiamo cominciato a comprare isolette e le persone non ci hanno seguito in quegli spazi. Il metaverso corre gli stessi rischi e il fatto che la piattaforma più diffusa arrivi da Meta, che ha fatto di Facebook una televisione dal punto di vista pubblicitario, mi preoccupa e mi insospettisce, quando invece ci sono in giro metaversi che hanno funzioni diverse e che possono essere attrezzati per fare questo mestiere in maniera davvero dirompente, nuova, nel rispetto della vita. Il vero consiglio che si può dare di questi tempi a chiunque mette in pista un'impresa da zero è quello di non guardare sempre solo e soltanto al profitto. Penso al mondo delle start-up che nascono con la favola dell'exit e invece dovrebbero guardare a una sostenibilità anche commerciale di lunga durata. Ecco, a me piace pensare che le aziende, che le imprese che oggi nascano da zero abbiano prima di tutto un'idea, siano orientati nascano per migliorare la vita delle persone, anche delle persone che lavorano per l'impresa, quella che spesso viene sottostimata, e guardino nel lungo periodo con un ideale che possibilmente si cerca di tenere sempre vivo e sempre in qualche modo acceso per non dimenticarsi il perché un'azienda nasce, anche quando il profitto comincia a mordere alle caviglie e chiedere.